Hello, 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 bentornati ragazzi in questo nuovo video, sono Pinguino e siamo qui oggi in questo nuovo video. Sono qui per parlarvi di una nuova arma introdotta con l'aggiornamento 1.8 di Call of Duty Black Ops 3. Sto parlando del Carver, un coltello da battaglia misto ad un macete, molto versatile e molto carino nel suo aspetto fisico. Aspetto fisico che senza mimetiche e senza paint job fa abbastanza cagare. Dunque vi consiglio di mettere subito una mimetica, anche se avete una qualsiasi, quella di Nuketown ci sta abbastanza bene a dire la verità, quindi potete metterci anche quella oppure la decorate con il paint job o roba così. Comunque il coltello è abbastanza versatile, molto figa l'animazione, quella che avete appena visto. Il fatto della doppia coltellata, diciamo, no, doppia coltellata, coltellata a due mani, che si fa quando il nemico si trova un pochettino sotto di voi. Quella è stata veramente la cosa figa che mi ha aumentato di tantissimo l'hype, perché non mi aspettavo che poteva fare una cosa del genere. E devo dire che questo coltello è abbastanza veloce, un po' più veloce del coltello da battaglia normale a mio parere, però non mi piace tanto l'animazione quando fai la ricarica, quindi quando premi il quadrato, quel coso che gira il coltello, non so, credo che per quest'arma non è che ci sia tanto bene questa animazione, ma comunque è accettabile, tanto in una partita non è che sia proprio la cosa fondamentale. Come distanza, diciamo, di accoltellamento è abbastanza normale, un pochettino più lungo del coltello da battaglia se non sbaglio, però comunque non proprio come il piede di porco, però è sempre 100.000 volte meglio del piede di porco quest'arma, di sicuro. E basta, non c'ho più nulla da dire, essendo un coltello. Dunque ci becchiamo al prossimo video, vi ringrazio come sempre il vostro supporto, e qui Pinguino, bye bye.